Adrian 75 ha registrato queste immagini. Vediamo se riuscite ad individuare veri e propri nugoli di moscerini che hanno, guardate, che hanno non preoccupato, ma allertato tantissimi cittadini che transitavano per le strade di Vigonovo piuttosto che di Prata o di altre località. Guardate, nugoli proprio di moscerini, che forse anche dovuti al caldo, non lo so, a queste temperature. Guardate che nuvole, no? di moscerini arrivate in diverse zone della provincia di Pordenone. Adrian 75, grazie, anche tra l'altro un meteorologo, diciamo dilettante, nel senso che non è di professione, ma lo fa. Allora, Livio Stefanutto invece è un meteorologo di professione, tecnico dell'Osservatorio Meteorologico del Friuli Venezia Giulia. Ti dico la verità, Livio, adesso arriva Bacco. Mi hanno detto, arriva Bacco, dopo Beatrice, dopo Poppea, dopo, a parte che personalmente trovo ridicolo mettere il nome, no, a questo o a quell'altro, abbiamo voluto americanizzare anche le previsioni meteorologiche, gli anticicloni piuttosto dei cicloni, e vabbè, ma Bacco cosa ci porterà? Tabacco e Venere? È andato dietro schiena, ha detto qua. Allora, mentre ripristiniamo la telefonata, voi sapete che il maltempo dovrebbe quantomeno durare, dicono, sino a domani, no? Poi dovrebbero le temperature nuovamente rialzarsi con questo anticiclone che arriva però dalle Azzorre, così mi dicono, ed è stato chiamato, denominato Bacco. Io l'ho letto, quindi chiedo a Livio Stefanutto, al di là dico delle denominazioni Bacco, Tabacco, che lo trovo ridicolo, vabbè, vogliamo americanizzare il tutto, l'ho detto prima, ma cosa ci porterà Bacco? Sì, buonasera a tutti, oggi siamo interessati ancora da questa depressione che ha portato le piogge già da venerdì scorso, depressione che interessa l'Italia e che rimarrà ancora per fino a metà settimana, direi, sulla nostra nazione, e porterà un po' di nuvolosità anche sulla nostra regione, anche se noi rimaniamo piuttosto ai margini, però a momenti questa depressione richiama aria umida dal sud Italia e dall'Adriatico e poi la fa entrare con correnti dal nord-est sulla nostra regione. Oggi abbiamo avuto nuvolosità e così sarà anche domani, cielo dal variabile nuvoloso. Sarà ancora possibile qualche pioggia o qualche locale rovescio temporalesco, un po' come è accaduto anche oggi in montagna, e quindi anche domani ci aspettiamo delle condizioni simili a quelle di oggi. Temperature di giorno tutto sommato ancora miti, con valori massimi attorno ai 28-29 gradi in pianura, attorno ai 27-28 anche sulla costa, dove continuerà a soffiare un po' di bora, più attenuata rispetto a oggi, ma ancora con raffiche attorno ai 50-60 km all'ora. Dicevamo, il tempo con variabilità che rimarrà anche per martedì e mercoledì, probabilmente fino a giovedì, e invece nella seconda parte della settimana sembra preannunciarsi di nuovo la rimonta anticiclonica, quindi di nuovo con tempo più stabile, più caldo e più di tipo estivo. Direi che è tutto, buona serata. Io Stefanuto, tecnico dell'Osmer. Allora... Punto Meteo, previsioni meteorologiche a cura dell'Osmer, osservatorio meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Benvenuti all'appuntamento di oggi con il nostro Punto Meteo. Con Marcello Salvador vediamo la situazione del tempo in regione. Marcello, buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao. Vediamo un po' la situazione generale. È abbastanza complicata, dettata dalla depressione che continua a girare sull'Italia, e sulle nostre zone arrivano venti prevalentemente da est, più da nord-est al suolo, più da sud-est in quota, per cui in genere il tempo è più brutto verso le prealpi carniche, dove come in questo momento sta piovendo, e in genere è migliore sulla costa e zone orientali, dove c'è qualche schiarita. Attualmente, diciamo, appunto piove sulle prealpi carniche, nuvoloso in pianura, qualche schiarita c'è localmente sulla costa con un po' di bora. Per la giornata probabilmente avremo ancora variabilità, la possibilità di piogge rimane tutto sommato bassa su costa, zone orientali e anche la bassa pianura, più alta ancora sulle prealpi carniche, però tendenzialmente
minore rispetto alla situazione attuale in cui sta piovendo abbastanza bene, quindi dovrebbe andare un po' meglio in giornata anche lì. Temperature rimangono alte anche se forse non raggiungeranno i valori di ieri. Ieri siamo arrivati a 30 gradi praticamente in pianura, giornata comunque calda, e oggi staremo direi intorno ai 25-26 lungo la costa, forse un grado in più o due per quanto riguarda la pianura. Ci sarà ancora un po' di bora ma meno intensa rispetto a quella di ieri. Per domani ancora variabilità, potrebbe esserci ancora qualche locale pioggia nella giornata di domani, però in contesto ancora di forte incertezza il tempo tenderà a migliorare in maniera un po' più decisa con giovedì e poi soprattutto verso il fine settimana. La situazione con correnti da nord e l'anticiclone delle Azzorre che arriva ci porterà a una situazione tra virgolette ideale tra sabato e domenica. Benissimo, questa è dunque la situazione. Noi ti ringraziamo Marcello e ci risentiremo naturalmente per aggiornarci. Buongiorno. Se mi ami, mostrami il tuo cuore. Te ne regalo ben tre. Effervescente naturale. Sete di salute. Tre cuori per tre desideri. Acqua Radenska. Ripristina l'idratazione del corpo, dona calcio e magnesio, apporta sali e minerali, aiuta la digestione. Acqua Radenska. Abbandonatevi al benessere che giova alla vita.